Gli altopiani e le valli del Molise disegnano scenari di rasserenante bellezza in quello che ci appare come un Eden inesplorato, tutto da riscoprire. Sul monte Civitelle, lì abitavano i Sanniti, è il popolo che sconfisse Roma più volte, è il popolo che Roma ha dovuto superare per poi conquistare l'impero. E questo è il cuore dell'antico Sannio, tutto da scoprire, di cui soltanto i resti straordinari di pietra abbondante sono oggi testimoni. Ma le città sannite, i monumenti, le mura megalitiche sannite che sono intorno a Agnone in tutto l'Alto Molise sono ancora in gran parte da scoprire da parte dell'archeologia ufficiale. Perché se si dovesse scavare l'archeologia sannita, beh, si avrebbe un'altra Etruria. Nel Molise si snodano i tratturi, le lunghe vie d'erba lungo le quali avveniva lo spostamento stagionale degli animali tra i monti del Sannio. La transumanza. Faccio parte della famiglia Colantuono, che è l'ultima famiglia che fa ancora la transumanza. È una transumanza di tipo orizzontale, cioè ci spostiamo dal Molise fino alla Puglia, sul Gargano. È un'antichissima tradizione del Molise, quello di scendere in Puglia a svernare, e noi lo facciamo andando un po' controcorrente. Siamo degli inguaribili romantici per questo, perché vogliamo far vivere i nostri animali secondo natura. Quindi facciamo questo per fare anche dei prodotti che sono di una qualità eccelsa, che sono i prodotti di una volta, e che cerchiamo in qualche modo di farli conoscere e promuoverli anche agli altri. Questo viaggio si fa in 4-5 giorni, è un viaggio bellissimo, sembra fuori dal normale, insomma è un viaggio di altri tempi, tanta gente viene con noi, viene dalla città e sembra tornare indietro di tanti anni. E uno sta a contatto con la natura, vede dei posti incredibili, perché noi nel Molise abbiamo dei posti che sono veramente di una bellezza estrema. È un'esperienza che bisogna farla per capirla. È un viaggio fatto di sapori, di odori che uno non sente mai, ma anche di suoni, perché noi ci sentiamo questo scampanio degli animali, sempre nelle orecchie, durante i 4 giorni e durante le notti, per cui quando è finita la transumanza si ancora continui a sentirli. Seguendo le vie della transumanza si arriva a Jelsi, un paese a struttura medievale che ha però origini molto più antiche. Di Jelsi è celebre la festa del grano, un autentico trionfo dell'agricoltura e delle sue tradizioni, che ha il suo momento più suggestivo tra sacro e profano negli antichi riti e nei balli che esprimono la gioia e il ringraziamento per la bontà del raccolto. Nel Molise la civiltà contadina celebra i suoi fasti.